Il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Ladisa SPA contro la revoca della procedura di gara per il servizio di refezione scolastica fatta dall'amministrazione comunale di Chieti a seguito del dissesto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse non prevedibili al momento dell'indizione della procedura, dovuti all'attuale incapienza dei fondi necessari per assicurare la copertura dei costi dell'appalto per il triennio contrattuale. La sentenza sancisce il buon operato dell'amministrazione comunale sulla vicenda complessa e molto tecnica, così il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l'assessore alla pubblica istruzione Teresa Gianmarino. Innanzitutto è, diciamo, un risparmio di 230.000 euro che loro avevano chiesto a seguito di non aver fatto, ottemperato, insomma, ad affidare loro la gestione della mensa e poi ci dà sicuramente la possibilità di riavviarci per poter appunto nuovamente consolidare un nuovo il ripresentare sicuramente per il nuovo anno, si spera, la possibilità di avviare una nuova gara che darà sicuramente un risultato migliore, si spera, rispetto a quello che è successo nel 2020, quando abbiamo indetto questa procedura di gara di 5 milioni di euro, che non è, purtroppo, a seguito di corsi e ricorsi, di quello che sappiamo, non è poi mai decollato, con tantissimi problemi. Si spera dunque che non ci siano più bocconi amari per bambini e famiglie. Anche se noi abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di tutelare questo servizio, infatti ultimamente stiamo con una ditta locale, stiamo portando avanti la mensa egregiamente e le famiglie sono molto contente per come sta andando, e quindi speriamo di proseguire anche in questi anni futuri.